Milito, zona tiro, carica il destro, è una finta, ancora Milito! Che grandissimo gol! Permanente del Sever, il secondo vincitore del campionato! Da qualche parte, in questa speciale galassia, c'è una costellazione ancora più speciale, la più esclusiva di tutte, è quella riservata ai mostri. È gol! In questo caso Matteo ci va alla conclusione, destro micidiale. Ai fenomeni. Moriero per Ronaldo! Rete! Il raddoppio dell'Inter con Ronaldo! Ed è il 17° gol in campionato per Ronaldo! Fenomeni del calcio. Fenomeni nerazzurri. Milito, Ronaldo, Matteus, Lorenzi, Angelillo, una filastrocca che si perde nel tempo. Ed è compito delicato della memoria tenere viva la magia dei più lontani. I nostri fenomeni sono quelli che quando prendono palla sanno cambiare l'assetto emotivo di un intero stadio. È una cosa che si sente nell'aria. È un suono. È una forma rumorosa di silenzio collettivo. Forse è buona, forse è buona, forse va. Epoche diverse, giocatori lontani per tecnica e personalità. O fenomeno di Rio de Janeiro. E il principe del Bernal. Re Lothar di Germania. Veleno Lorenzi il toscanaccio. L'angelo oriundo dalla faccia sporca. Il fattore magico che li accomuna è la capacità di innescare con i tifosi un ciclo continuo di stupore, richiesta e soddisfazione. Un meccanismo che crea dipendenza. Ho capito che non c'era solo un ideale mio e della mia famiglia per il calcio, con nomi di Inter, ma c'era un ideale di un grosso, folto pubblico italiano, e allora ho pensato che era il momento di prendere seriamente in considerazione l'organizzazione di questa società calcistica.